Cerimonia ufficiale stamane nella sala consiliare del comune per la consegna della bandiera blu 2024 alla città di Pescara, ospiti sindaci di tutte le altre bandiere blu abruzzesi. La conferma del vessillo alla città adriatica è arrivato lo scorso 14 maggio, quale riconoscimento ad un lavoro di squadra di tutte le categorie ed istituzioni che operano in questo meraviglioso territorio ed espressione di una politica di gestione eco-orientata, ha sottolineato il sindaco di Pescara, Carlo Masci. È un importante traguardo, un obiettivo consolidato, possiamo dire oramai. A me piace ricordare che anni fa, quando mi dicevano a bandiera blu a Pescara, dicevo, beh, c'è veramente tanto da lavorare. E devo dire che in tempi relativamente brevi si è riuscita a impostare bene il percorso, capire che la logica era del miglioramento continuo, si è fatto veramente molto. Devo dire, è una bandiera blu particolarmente meritata. Presidente, è aumentato il numero rispetto allo scorso anno, ci sono delle nuove entrate, quindi si è sulla strada giusta. Beh sì, credo che in questi anni in Abruzzo si stia lavorando bene. In questi ultimi anni i problemi della depurazione si sono affrontati, si sono in parte superati. Ripeto, non bisogna mai abbassare la guardia, ma il trend positivo di Bandiera Blu, come c'era stata una decrescita negli anni passati, che c'era stata un po' una caduta verticale, oggi dimostra che insomma si può lavorare bene, con grande attenzione, e quindi anche le località che si sono messe sul percorso o che non sono mai uscite ma hanno continuato a lavorare per riconfermare la bandiera blu, insomma, dimostrano i risultati, insomma. Presidente Sospiri, aumenta il numero delle bandiere blu a dimostrazione della qualità delle nostre strutture e delle nostre acque. Sì, e devo dire è un'arma importantissima per attirare sempre più turisti sulle coste abruzzesi in un anno particolare, con tutte le polemiche che ci sono sull'applicazione della direttiva Bolkestein e le grandi difficoltà che i nostri imprenditori del mare stanno affrontando. L'aver riconfermato, anzi aumentato, le bandiere blu è comunque uno strumento che loro hanno per cercare di attirare sempre più turisti sulla nostra costa.